l'abitazione di Sindona, provocheranno l'intervento della Procura di Roma. Ma i suoi guai non finiscono qui, caro avvocato. Lo Iora è già elevato formale protesta. Il Banco di Roma ha già fatto pervenire una nota ufficiale. Il dottor Stammati ha già chiamato 3 volte stamattina, personalmente. Le banche elvetiche hanno già fatto rimostranza. Io l'avverto, la Banca d'Italia non appoggerà mai questi suoi interventi contro banche estere. Ma se queste banche estere servono solo a coprire attività criminali commesse qui in Italia, dottor Sercinelli, oltretutto quello che Sindona ha fatto rappresenta una gravissima offesa anche per questo istituto che io rappresento fino a prova contraria. Se no mi dica lei cosa avrei dovuto fare, chiudere un occhio, tutti e due? O forse pensavate di aver dato l'incarico a Minus Amens, mi dica lei. Le ripeto che l'istituto in quanto tale non può aiutarlo. Ma l'istituto è fatto dalle persone, dagli uomini, non dai muri. Avvocato. Avvocato. Io farò tutto il possibile per aiutarla. Lei lo sa, gli interessi in gioco dietro la banca privata sono enormi, ma altrettanto potenti e pesanti le pressioni sulla Banca d'Italia. Mi dicono che Andreotti si è scatenato nel tentativo di salvare Sindona. A Piazza del Gesù sono furibondi per questa storia dei 2 miliardi di cui lei ha tentato di avere il risarcimento. L'hanno preso come un affronto intollerabile. Ma certo, evidentemente pensavano che fossi una persona più affidabile. No, il problema è un altro, è che lei ha fatto un lavoro ineccepibile. Questo non glielo perdonerà mai nessuno.